Ciao a tutti dal vostro amico e cantautore emergente della provincia di Parma, Angelo Bettati. Oggi è un video un po' particolare, vi volevo far vedere come si carica attraverso Music Match il testo di una canzone già pubblicata su Spotify, in modo tale che quando uno ascolta la canzone su Spotify può leggere il testo. Prima di iniziare il video, vi volevo fare, dopo aver ascoltato, due cose. La prima è che una persona abbia già pubblicato il singolo attraverso il distributore digitale su Spotify. Quindi, nel mio caso specifico, che vi faccio vedere, vi parlo della canzone Rondinelle. Rondinelle l'ho già pubblicata e infatti figura qua su Spotify e, come voi potete vedere, in basso a destra però non compare il microfonino, quindi vuol dire che ancora non è stato caricato il testo. E la seconda cosa è che per caricare il lyric video attraverso Music Match bisogna scaricare un eseguibile, installare Music Match sul proprio computer e una volta che l'avete scaricato e vi siete profilati, avete creato un account, ovviamente gratuito, con il tasto destro vi appare un'iconcina di Music Match, fate Show Music Match e vi compare praticamente questa schermata dove vi invita ad aprire Spotify. Io Spotify l'ho già aperto come voi potete vedere, però uno dice: beh, adesso come faccio a caricare il testo? Ecco, per caricare il testo noi dobbiamo cliccare su qui. Dobbiamo cliccare su contribute. Contribute, che qua di default mette sei tu un curatore. No, noi dobbiamo andare qua, dobbiamo schiacciare su musicmatch.com. Schiacciando su musicmatch.com viene fuori la finestra del browser che è questa, e dove compare praticamente l'account. E a questo punto qua cosa facciamo? Dobbiamo cercare la nostra canzone. Nel mio caso specifico io cerco Rondinelle e metto il cognome. Quindi faccio Rondinelle Bettati e viene fuori la canzone Rondinelle mia con la collaborazione di Paolo Di Lello. A questo punto qua io gli dico: aggiungo la lirica, aggiungo il testo, e praticamente vediamo cosa salta fuori. Ecco, c'è un timer, eh? Quando finisce il timer, siamo pronti per caricare il testo. Allora, io vado su Word, ho già preparato la canzone, il testo della canzone senza il titolo, lo seleziono tutto, faccio col tasto destro copia, poi ritorno qui, faccio Ctrl V e praticamente controllo che tutto vada bene. Mi sembra di sì, e faccio invia. Qua ignoro, siccome il testo l'avevo già controllato in precedenza e va bene, faccio ignora. A questo punto schiaccio ancora, invia ancora. Fantastico, i tuoi lyrics sono stati inviati. Cosa succede? Ecco, compare questa pagina. E quindi vuol dire che adesso il testo che è stato mandato correttamente ci vorrà, penso, qualche giorno prima di poter vedere visualizzato il microfonino qui su Spotify in basso a destra. La cosa che vi volevo dire è che avendo Spotify free, cosa succede? Che non ho la possibilità di sincronizzare il testo, vale a dire che quando parte la canzone, ovviamente le parole non seguiranno l'andamento della canzone, però è meglio avere un testo più piuttosto che non averlo neanche, perché ad esempio se io vado qui, vado a vedere la canzone, ad esempio, non so, Madama, quella che... Ecco, Madama. La canzone va, però non c'è sincronia. Qui il testo io lo posso scorrere, però se uno vuole ascoltare la canzone, intanto la sente. Ecco.
Quindi con questo mini tutorial io vi auguro una buona continuazione di giornata. Spero che possa essere stato utile in qualche modo e l'ho voluto fare perché all'inizio per me non è stato subito intuitivo. Per cui penso che per le persone che sono alle prime armi questo possa essere utile a tutti. Certo, se io avessi l'abbonamento premium su Spotify, allora in quel caso lì devo attivare la sincronizzazione che comporta un po' di tempo. Però, siccome costa anche, mi sembra, 120 dollari l'anno, insomma, uno dopo nella vita fa delle scelte. Però, ecco, come ripeto, è meglio avere il testo visibile piuttosto che non averlo. Quindi io vi auguro una buona continuazione di giornata. Continuate a seguirmi sui vari canali, sostenetemi iscrivendovi. E quindi al prossimo video, buona serata, ciao!